vedere un progettino eh, fatto con delle forme molto molto semplici, ma veramente molto stuzzicante. Con cosa facciamo questo progetto? Allora, questo progettino lo facciamo con un filato Ice e eh, per la precisione il mio è un Merino Gold Batik, però vi dico già che eh, nella versione sfumata come la mia è eh, esaurito quindi potete trovarlo mh, in versione tinta unita eh, ve lo consiglio caldamente perché è veramente un filato molto molto morbido e eh, anche di una resa veramente eh, alta allora questo filato 100 grammi sono 400 metri ed è un 40% lana merino, 60% acrilico. Io ce l'ho in questa bellissima sfumatura, mi dispiace eh, che non possiate reperirla anche voi perché è veramente molto bella e vi faccio vedere subito. Quindi useremo il quantitativo preciso ancora non lo conosco perché sto facendo il progetto in questo momento, ma si aggirerà attorno per una taglia M. 350-400 grammi perché andremo ad usare il punto granny. Il punto granny come sapete consuma un pochino Io lo sto usando con un uncinetto numero 4. Qui darebbe, infatti, eh, ferri 3-4 mm eh, per una lavorazione morbida. Se avete la mano un po' larga, anche il tre e mezzo va benissimo. Quindi uncinetto numero 4, il nostro filato. Passiamo eh, subito a vedere eh, il progetto. Il nostro progetto sarà composto da due piastrelle eh, triangolari ed una quadrata. Ora, questa è quella quadrata granny classica, e poi abbiamo le due eh, triangolari classiche. Vedete, ecco qua una. E Io le ho già fatte perché, di fatto, per non far durare questo video in eterno, visto che comunque la maglia è semplicissima ma un po' articolata, ho già eh, fatto le piastrelle e eh, ritengo di non dover fare nuovamente il tutorial della piastrella Granny perché veramente ce ne sono un'infinità. Eh, di tutorial di piastrella granny, quindi non voglio far durare tantissimo il video e quindi parto con le piastrelle già fatte, spiegandovi però come prendere le misure per la grandezza proprio delle piastrelle per farvi capire un po' meglio la struttura del nostro lavoro, io ho fatto un disegno molto schematico. Allora, questa è la nostra piastrella granny. Il lato della nostra piastrella granny dovrà essere per una taglia M di 39 centimetri circa. Io per raggiungere i 39 centimetri ho fatto 19 giri per le piastrelle triangolari non avremo neanche più bisogno di eh, misurare i centimetri, ma semplicemente andremo a fare lo stesso numero di giri quindi poi vi renderete conto che arriverete comunque a 39 centimetri sul lato corto. Come prendiamo le misure? Le misure le prenderemo eh, o su una maglia e quindi misureremo la larghezza dello scalfo manica, quindi non della spalla ma dello scalfo manica, quindi ai lati del torace. Perché questo? <coughs> Scusate, se andrete a fare una piastrella troppo larga quando andremo ad unire poi il tutto qui dietro vi farà difetto quindi il mio consiglio è quello di appoggiarvi addosso la piastrella se non avete una maglia e vedere quando eh, la piastrella vi arriva ai lati del, del torace quindi zona scella fermatevi anche un pochino prima perché comunque questa è la schiena e anche se rimane un pelino più stretta non creerà nessun problema, poi quello che faranno la taglia vera e propria saranno i laterali davanti, essendo comunque una maglia aperta potremo lasciarla più larga o più stretta a livello di abbottonatura, quindi non vi preoccupate, si può tranquillamente giocare un po' su questa misura. Quindi eh, arrivati a questo punto non ci resterà che unire queste parti lasciando ovviamente l'apertura per la manica che io eh, calcolo sempre per un'altezza di 18 cm però anche lì eh, calcolate un po' voi nel senso che se siete un po' più corpulente e avete la il giro manica un po' più largo ovviamente vi servirà qualche centimetro in più, come per esempio se, state, se starete facendo una taglia più piccola, quindi per ragazzina, eh, per bimba, ovviamente vi regolerete in base alla misura. Della taglia che state seguendo, ecco, io tengo sempre una media di 18-19 centimetri eh, per il giro manica perché comunque in altezza, eh, ovviamente, il giro manica si calcola il doppio, però l'altezza in questo caso di 18 centimetri. Andiamo subito a vedere come unire le piastrelle. Prima di unire le piastrelle, però, vi devo dire che una volta unite queste piastrelle, noi poi procederemo di nuovo col punto granny all'allungamento della nostra maglia, quindi eh, perché se noterete, ovviamente 39 centimetri di altezza vi arriverà veramente forse alla vita ed è cortissimo come cardigan. Quindi, una volta unito, noi non faremo altro che fare giri di andata e ritorno. Lavorati appunto granny per allungare la nostra maglia, ed anche a questo proposito vi volevo dire che vi raccomando: come sempre faccio per le lavorazioni granny, ogni volta che finite il giro girate la piastrella. Vedete che la mia piastrella eh, è perfettamente quadrata, non ha gli angoli che storcono. Perché giro la piastrella alla fine di ogni giro. Scusate il gioco di parole, però è così. Al termine di ogni giro, io mh, mi aggancio con eh, le, eh, la maglia alta o la mezza maglia alta per rimanere nell'angolo. Dopodiché giro il lavoro, faccio le 3 catenelle e riparto in modo da avere giri di andata e di ritorno, non lavorando in circolare, perché purtroppo la piastrella granny ha questa particolarità: se si lavora in tondo, dopo un po' tende. A girare gli angoli e quindi non rimanere più perfettamente eh, in linea. Arrivati a questo punto non ci resta che unire le nostre piastrelle. Allora posizioniamo le nostre piastrelle dal lato dritto e il lato dritto lo riconoscete dal centro, perché avendo fatto giri di andata e di dritto e di rovescio, quindi andata e ritorno, potrebbe essere difficile per voi capire qual è il dritto e qual è il rovescio. Lo vedete dal centro, il centro deve essere al dritto. Quindi mettiamo le nostre due piastrelle in questo modo, devono essere tutte e due al dritto. Calcoliamo i 18 cm da questo lato, quindi il lato stretto è la spalla il lato piatto sarà quello che va a scendere 18 cm io ho già calcolato che da qui a qui ci devono essere 10 fuori grenni quindi che cosa faccio? vado a prendere il mio filo e mi faccio il mio bel cappietto scusate è infinito questo filo ecco. mi faccio il mio bel cappietto mobile lo infilo sull'uncinetto in questo modo conto 10 da sotto verso l'alto, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Infilo nel decimo foro. Ecco qua, il mio uncinetto entro e faccio una maglia bassa. L'ho fatta con tutti e due i fili così da affrancarla meglio. Ora la codina la sposto. Vado a fare due catenelle e creo il punto granny all'interno di questo foro granny, quindi sul triangolo. 1 2. Cosa facciamo ora? Ci agganciamo all'altro pannello quindi conto sempre dal basso verso l'alto 10 fori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entro nel decimo. In questo modo scusate, entro carico. Entro nel decimo, me lo porto avanti così. Carico, entro e vado a fare il modulo granny normalmente, quindi farò il modulo granny sia su un pannello che sull'altro. Uno e due. Quindi ho fatto tre, vedete, mi sono agganciata in questo modo. Vediamo se si vede bene. Ecco qua, ho creato i moduli granny. Ora, ricarico il filo, rientro nel pannello triangolare rifacendo il modulo granny all'interno del foro. 2 e 3. Senza nessuna catenella riprendo il pannello quadrato, carico, rientro nel prossimo foro granny libero 2 e 3. Di nuovo nessuna catenella, carico, rientro nel pannello triangolare 1. 2, io spero si veda, mi sa che sono uscita dall'inquadratura. 3. Di nuovo carico, ve lo faccio rivedere per un po' perché così prossimo, vedete, questo è quello che abbiamo lavorato prima, questo è quello libero. Entro. 1, 2 e 3. In questo modo, vedete, stiamo andando a costruire nel mezzo, quindi come stiamo cucendo direttamente appunto granny, in modo che la cucitura non ci sia. Noi stiamo costruendo il granny in mezzo. Perché vi ho detto di rimanere un po' più piccoli col pannello? Perché comunque noi ci ritroveremo con un eh, con due giri in più di granny nel mezzo che vanno a costruire il nostro scalfo manica, vedete? In questo modo quindi avremo comunque lo scalino, lo scalfo ben definito. In questo modo quindi adesso io procedo fino ad arrivare in fondo al, al nostro giro. Arrivati in fondo al vostro giro lavorerete nell'angolo eh, della piastrella triangolare le tre maglie alte, quindi non eh, come si dice. L'angolo intero, ovviamente ma solo tre e concluderete con una sola maglia alta all'interno dell'angolo del quadrato, in questo modo perché? Perché il disegno granny, ovviamente, da un lato deve avere eh, il quadratino, dall'altro il foro. Quindi ovviamente sulla piastrella quadrata avremo il foro. Ora faccio la catenella di sicurezza, taglio e sfilo il mio lavoro. Questo è quello che avremo al termine della nostra cucitura. Vi sembra storto perché, come si dice, um, il colore è diverso, quindi sembra storto perché questo è chiaro e questo è scuro, ma vi assicuro che è dritto. Per una uh, completezza di informazione, vi devo dire che anche da questo lato poi dovrete... Io adesso mi ritiro la codina perché ho fatto un piccolo errore. Allora, guardate, lo risolviamo insieme. Io faccio così: entro da questo lato e mi porto la codina all'interno. Ecco della lavorazione quindi me la riporto qua. Avremmo dovuto farlo all'inizio, anche da questo lato avremmo dovuto fare: diciamo, do, avremmo dovuto agganciarci con le 3 catenelle. Prima quindi l'altro lato lo inizieremo già, giusto, ve lo faccio vedere subito, giusto così che eh, non sbagliate. Quindi passiamo all'altro lato, vi faccio vedere eh, come dovete iniziare perché mh, per non sbagliare si inizia così. In pratica se parto di qua agganciandomi con 3 catenelle, in questo modo 1, 2, solo 3, parto dall'altra piastrella con il modulo granny sulla punta, perché ripeto, dobbiamo avere un lato col foro e un lato con il disegno granny, quindi dovrete fare la stessa cosa dall'altra parte. Io ve l'ho eh, detta sbagliata all'inizio, ma c'è sempre modo di correggere. Quindi se partirete da un modulo dovrete averne il buco e dal, da un lato dovrete avere il foro dall'altro lato dovrete avere eh, il eh, quadratino pieno vedete io di qua ho ricostruito quello che mi mancava quindi il quadratino vuoto non ve l'ho fatto fare all'inizio ma non c'è problema perché con la codina potete agganciarvi fare 3 catenelle e agganciarvi dall'altro lato sarebbe più corretto farlo subito però eh, avendolo dimenticato eh, si può sempre rimediare con la codina. Tenetela sempre un po' lunga perché è miracoloso quello che può fare la codina in caso di emergenza. Quindi ora io procedo a unire anche da questo lato, fermandomi ovviamente dopo i 10 eh, fuori grenni per lo scalfo manica e poi procediamo insieme. Quindi vedete anche da questo lato ne ho, lavo ho lavorato in 10 fuori grenni della piastrella. Quindi vedete io conto quello della piastrella già fatta, non la cucitura. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dovete calcolare però i moduli pieni quindi sono 10 anche da questo lato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lavorati con i tre punti dopodiché carichiamo e nell'undicesimo dal lato opposto non facciamo altro che fare una semplicissima maglia alta per andare a ricreare il foro del granny da questo lato della cucitura. Quindi prendiamo il filo, facciamo la catenella di sicurezza, tagliamo e andiamo a stringere. Vi faccio vedere, in questo momento noi abbiamo unito in questo modo le nostre piastrelle, vedete, senza cucitura ma con il granny. È andato a sigillare, ecco qua, vedete, il nostro... Questo sarà lo scalfo manica. In questo modo, ora prima di procedere a chiudere il sopra, io ehm, semplicemente mi metto in questo senso, quindi dal lato basso della nostra maglia mi riaggancio per andare a lavorare il punto granny. Quindi andiamo ad allungare la nostra maglia in questo modo. Allora, rifacciamo il nostro cappio mobile in questo modo. Entriamo nel primo spazietto, questo qua, vedete? Entriamo qui, prendo tutte e due i fili, sempre per rendere più stabile la cosa, faccio una maglia bassa e due catenelle. Dopodiché la codina la lascio libera in questo modo e o oh, la nascondo all'interno della lavorazione, vado a fare le altre due maglie alte. Quindi ora non farò altro che lavorare il punto granny normalmente, quindi una catenella, prossimo foro granny, vado a fare il mio modulo da 3. Ricordatevi, dovete essere sul dritto del lavoro. Catenella, prossimo modulo granny, nel foro sottostante. Quindi andremo né più né meno a creare il granny dove non c'è. Allora, quando avremo il quadratino, vabbè ve lo faccio vedere comunque, quando avremo il quadratino pieno andremo sulla terza a chiudere con una sola maglia alta dopo la catenella e viceversa. Comunque adesso io faccio tutto questo giro, vi faccio vedere come concludo e come riparto. Arrivati alla cucitura vi troverete un'anomalia che è questa, il doppio foro. Cioè, avrete il foro creato da noi e il foro dell'angolo quindi vi ritroverete con questa particolarità. Quindi, noi che cosa facciamo? Vabbè, lavoriamo la penultima maglia, eh, quindi prima dell'angolo, prima della giuntura, che è quella che ci può dare un po' di impiccio in questo modo. Faccio la catenella, salto questo foro, entro direttamente nell'angolo in questo modo. 1-2. in questo modo. Vedete? Ho praticamente <coughs> scusatemi creato l'angolo qua. Creato il modulo sull'angolo, quindi saltiamo quello prima e la facciamo direttamente là. Perché ve lo faccio fare? Perché sennò vi viene un buco enorme. Quindi procediamo poi alla lavorazione normalmente. Vedete? Non si vede nulla. Arrivati al termine del giro vedete ho fatto la catenella, entro con le tre maglie alte nell'ultimo forellino, quello fatto da una catenella sullo spigolino della nostra piastrella triangolare, quindi faccio le mie tre maglie alte ed ho concluso il giro. Ora vi faccio vedere come si riparte invece eh, lavorando sulle maglie alte, quindi noi andiamo a fare 3 catenelle. Voltiamo il lavoro. Una volta voltato il lavoro, ci troveremo in questa posizione. Facciamo una catenella di separazione, quindi alla fine le catenelle saranno 4. Carichiamo e andiamo a lavorare nel prossimo eh, foro del punto granny sottostante, vedete in questo modo. Ora abbiamo creato praticamente il forellino nel quale lavoreremo le tre maglie alte nel giro successivo. Quindi procediamo in giri di andata e ritorno proprio in questo modo. Alla fine del giro ovviamente ci ritroveremo con le eh, tre maglie alte del modulo a concludere, quindi lavoreremo tre maglie alte in questo foro, una catenella e una maglia alta sull'ultima maglia alta lavorata nel giro precedente. Quindi Continuiamo così fino ad arrivare alla lunghezza che noi desideriamo, adesso, io vi faccio vedere, qua ho già allungato, vedete che non si vede nulla. La cucitura, le cuciture non si vedono assolutamente. Quindi continuiamo con il nostro allungamento e poi eh, procederemo con i passaggi successivi. Eccoci arrivati, scusate, balla tutto eccoci arrivati alla chiusura delle spalle. Vedete, io le spalle le ho semplicemente chiuse cucendo, io ho ancora i fili da nascondere. Le tre maglie, vedete, queste tre maglie della piastrella rettangolare eh, con le tre maglie dell'angolo della piastrella quadrata. Infatti, se vedete in questo modo, ecco qua che è composta la nostra. Eh, maglia, vedete, poi ovviamente l'allungamento è stato fatto. Io ho allungato un po' per coprire i fianchi, ma questo è ciò che eh, ne viene fuori. Ora io di qui ho già fatto la manica per sperimentare. Adesso vi faccio vedere come ci si aggancia. Con la, uh, alla manica, perché vi faccio vedere questo? Vi faccio vedere questo perché um, c'è chi lo vuole tenere a gilet, ma c'è anche chi invece vuole avere la manica uh, lunga. O oh, io ho deciso poi di lasciare solo la manichina corta, corta perché andiamo incontro alla bella stagione. e Voglio metterlo anche con magliette corte, nonostante sia il lana merino. Allora, adesso vi faccio vedere immediatamente come ci agganciamo per creare la nostra manica. Partite ovviamente dal dritto del lavoro, quindi faccio il mio cappietto, ecco qua, e semplicemente vado ad agganciarmi ai fori grenni. Allora, parto da sotto in modo che il primo sia qui, vedete? Quindi il primo lo aggancio di qua subito, scusate, scusate. Ecco qua. Allora, entro e faccio. Io faccio una maglia bassa e due catenelle. Voi potete fare la maglia bassissima, come decidete. Eh? Io eh, parto sempre con maglia bassa e due catenelle, quindi vado a fare il mio modulo da 3. Io ho ancora da nascondere i fili, quindi ne ho un po' in giro. Ecco qua, una catenella, entro, vedete? Qua siamo lateralmente alla cucitura. Qui ho il nostro forellino e vado a quindi lavoro semplicemente nei fori del granny. Quindi una catenella, entro nel prossimo. Quindi carico entro nel prossimo. Mi sono tirata dentro anche il filo, meglio così non devo nasconderlo in questo modo. Catenella. Quindi faccio tutto il giro manica in questo modo, quindi adesso vedete ci stiamo attaccando semplicemente. Ora vado avanti un pezzettino fino alla fine così vi faccio vedere come eh, proseguiamo, quindi per tutto il giro dovete ripetere né più né meno la lavorazione granny sul granny del, dei due laterali e sulla spalla. Arrivati per l'appunto all'ultimo modulo, all modulo granny, vedete questo qua è il primo che abbiamo lavorato. Cosa facciamo? Carichiamo, anzi no, senza caricare, entriamo direttamente nella terza catenella d'inizio in questo modo. Entriamo bene prendendola bene, altrimenti vi fa il forellino. Entriamo bene nell'ultima. Catturiamo il filo e carichiamo e come se avessimo fatto una maglia bassa, dopodiché facciamo una, due, tre catenelle, voltiamo il nostro lavoro e sempre in questo foro andiamo avanti a fare le altre due maglie alte che comporranno il nostro primo modulo del giro nuovo. Quindi procediamo così: quindi catenella, prossimo. Oro granni sottostante, andiamo a fare il nostro modulo. Quindi andiamo a chiudere semplicemente con una maglia bassa sulla terza catenella. Così siamo già al centro del nostro eh, spazietto, e in questo modo non si vedrà l'aggiunzione dei giri. Girate sempre il lavoro ad ogni eh, fine giro ogni giro nuovo girate il lavoro e ora vi faccio vedere ovviamente si sì, continua sempre così vi faccio vedere come è venita, venuta l'altra manica così vi faccio vedere che effettivamente in questo modo vedete io qui ho la giuntura ma voi non vedete nulla perché ho la, chiudendo con la maglia bassa non si vede assolutamente dove c'è la giuntura quindi non avrete quell'antiestetica riga che immancabilmente andrà spostandosi, vedete non si vede assolutamente nulla se non ecco il cambio colore nel caso ecco in, nel caso del mio eh, filato che è sfumato ovviamente cambia il colore perché eh, non sempre termina e inizia con lo stesso colore però vedete che non si vede assolutamente nulla perché qui qui è dove c'è la giuntura qui è tutto uguale, quindi proseguite così eh, scegliendo quanti giri fare per la vostra manica io vi consiglio di farla dritta senza diminuzioni nel caso voi vogliate la manica con le diminuzioni io qui su in alto nella i vi metterò il link del tutorial dove spiego la manica granny con le diminuzioni di modo da dare a tutti la possibilità quindi di scegliere se farlo smanicato con la manichina, con la manica lunga Tutta dritta uguale, oppure con la manica lunga con diminuzioni, a voi la scelta. Ora io proseguo e ci vediamo per il resto delle rifiniture arrivati a questo punto, il nostro cardigan si presenta così. Io ovviamente ho la manichina, vedete, corta e avete, diciamo, la uh, parte dietro e la chiusura davanti in questo modo. Scusate, non ci sta tutto a favore di telecamera, ma cercherò di spiegarvi brevemente. Ora questo è ciò che avrete, ovviamente vi risulterà A questa parte troppo larga e quindi farà difetto. B probabilmente, se non siete un'acciughina, sarà anche troppo stretto il vostro cardigan e quindi ora procediamo con la sistemare tutto il nostro incrocio e lo facciamo subito 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 eccoci qui questo è il laterale riconoscerete è il laterale allungato del nostro triangolo vedete questa qua è l'angolo è la parte eh, lunga del nostro triangolo e questa è la forma che avrà preso allungandolo vedete qua ci sarà questa curva ora facciamo in questo modo, quindi prendiamo il nostro filo, avrete un sacco di fili da nascondere al termine del lavoro, perché effettivamente è un continuo attacca e stacca fili, ma se si vogliono le cose fatte un po' benino, bisogna insomma fare in questo modo. Allora si entra nel primo forellino granny, quindi andiamo comunque a lavorare granny qui e io sempre faccio la mia maglia bassa e le due catenelle e vado a fare, ovviamente il mio, scusate, sono uscita il mio modulo granny la catenella, di nuovo modulo granny. Quindi lateralmente andiamo a ricostruire il modulo granny in questo modo, così. Arrivati a questo punto, vedete, abbiamo fatto tutta questa parte e qua inizia a curvare. Scusate. Fa una specie di angolino. Cosa facciamo? Allora. Ho finito la parte piatta e questo qua, vedete dove c'è il nodino, è proprio dove agganciamo. Quindi Entriamo proprio qui dove, avevamo, uh, poi dove eravamo ripartiti, quindi dove cambiava l'angolo. Ecco qua c'è la riga e qua curva. Facciamo la catenella in questo modo. Entriamo nel prossimo forellino che è piccolissimo. Vedete, ve ne accorgete perché è proprio piccolo, piccolo. Entrate, fate le tre maglie alte. 2 catenelle e 3 maglie alte, Quindi dovete fare l'angolo, altrimenti vi ritroverete con una ricciatura bruttissima proprio in quel punto, dopodiché ripartite e risalite lungo la diagonale, lavorando semplicemente il modulo gregny, vedete: in questo modo noi qui abbiamo fatto la curvetta perché ovviamente dobbiamo procedere tenendola questa curva, altrimenti eh, se voi non fate la curva e lavorate normalmente il granny qua farà questa cosa, cioè piano piano si curverà il lavoro e non sarà più bello, dritto, preciso. Quindi ora io salgo lungo la mia diagonale, mi raccomando, lavorate bene anche qua nell'angolo, salgo lungo la mia diagonale e ci vediamo quando arrivo proprio qui. Sulla spalla e vi faccio vedere come proseguire. Fatto l'angolo mi sono resa conto che da questo lato eh, il granny mh, veniva brutto perché essendoci la diagonale non c'è abbastanza spazio tra un forellino e l'altro. Vedete come è fatto qua? È tutto molto ehm, eh, vicino. Quindi in pratica faremo sì il granny, ma non risulterà granny, risulterà normalissima maglia alta e quindi lavoreremo 3 eh, maglie alte in ogni forellino senza le catenelle di separazione. Quindi esco dall'angolo senza fare catenelle di separazione in questo modo e quindi faccio 3 maglie alte. Prossimo forellino, eccolo qui ci entro 3 maglie alte quindi senza fare catenelle di separazione altrimenti vi arriccia il bordino nel prossimo foro 3 maglie alte e così via in ogni forellino 3 maglie alte così non abbiamo l'arricciatura ecco qua come risulterà il lavoro vedete questa è la parte dritta qua fa l'angolo Qua inizia la diagonale della nostra maglia e siamo saliti fino alla spalla. Ora le cose da fare, le cose che potete fare sono due: o andate avanti a lavorare tutto in tondo e vi create un colletto che poi si rivolta oppure come me vado semplicemente a stringere il collo in questo modo. Allora sono all'ultima maglia della diagonale, quindi sono all'ultimo modulo granny sulla diagonale, dopodiché ho la schiena, ecco qua, ho fatto questo, ora io fatto questo, allora no, lavoro l'ultima diagonale, scusate ce n'è ancora uno di foro nell'ultima diagonale, in questo modo, due, ne lavoro solo due perché entro con una maglia bassissima nel foro del granny sulla piastrella Quadrata e mi unisco, sto andando praticamente a stringere, vedete, quello che è il mio collo, quindi questa è la schiena. Io sto andando a occupare un po' di superficie della schiena. Vado pian piano a stringere la schiena per non avere il difetto dietro. Quindi, fatto questo lavoro, quindi uni essendomi unita con eh, la catenella nel foro granny, cosa faccio? Allora, faccio cammino con tre maglie bassissime sopra al modulo granny che incontro sulla schiena. Entro nel prossimo foro eh, granny, faccio una catenella, volto il mio lavoro, scusate, ecco in questo modo: volto. Ops, l'ho dispata Allora, aspettate, eh. Entro nella prossima, ecco qua, foro sulla schiena. Vi faccio vedere dove sono nella maglia, così capite bene. Vedete, io sono qui, sono qui. Ora sono, mi sono attaccata a questo lato. Quindi adesso che sono qui, giro il lavoro in questo modo. Aspettate, che me lo metto bene davanti. Quindi giro il lavoro in questo modo e faccio una catenella e vado a lavorare qui sulla prima eh, maglia, quindi sul, sull'angolino. Vado a fare la mia maglia alta, dopodiché vado a lavorare una maglia alta ogni, su ogni, scusate, maglia alta sottostante, sono uscita dall'inquadratura, chiedo scusa. In questo modo perché noi ora non abbiamo più il granny ci siamo ritrovati con la maglia alta in questo modo vedete vi faccio vedere ecco cosa verrà fuori praticamente noi stiamo andando a stringere vedete stiamo andando a stringere l'apertura della schiena quindi ci siamo agganciati ora scendiamo quando saremo tornati indietro a questo punto rifaremo l'angolo granny lavoreremo il granny in questa parte se non volete più lavorarlo potrete tranquillamente non fare la catenella ma fare una maglia insomma potete fare in modo che eh, di fare solo maglie quindi potete tranquillamente poi avere tutto eh, il bordo uguale come preferite Fate questo perché così vi si stringe questa parte, quindi pian piano la spalla verrà verso il collo. Fate ciò fino a quando riterrete, diciamo, opportuno farlo. Quando avrete finito, farete la stessa cosa sull'altra metà del nostro lavoro. E ci rivediamo per le rifiniture. Arrivata qua, vedete? Prima dell'angolo granny io salto le tre maglie dell'angolo sottostante senza fare la catenella carico ed entro direttamente nell'angolo perché se voi lavorate normalmente quelle tre maglie, quindi le tre maglie dell'angolo sottostante poi vi arriccia, quindi fate in questo modo le due catenelle, entrate nell'angolo di nuovo e fate normalmente l'angolo. Così. Quindi ogni volta che voi arrivate in prossimità dell'angolo, mi raccomando, non dovete ehm, lavorare l'angolo sottostante. Quindi lavorate nell'angolino. Le tre maglie prima e dopo il foro dell'angolo non vanno lavorate. Ci fermiamo prima, vedete, in questo modo. Perché se no vi arriccia troppo. A questo punto io eh, farò la maglia alta, quindi non ripeterò il modulo granny quindi cosa faccio salto le tre maglie ovviamente quindi senza fare eh, nessunissimo eh, come si dice nessunissima catenella salto ovviamente quelle dell'angolo sottostante carico e faccio una maglia nel foro e poi inizio a lavorare le tre maglie del modulo quindi non le salto più ma ci lavoro sopra in questo modo dopodiché dove c'è la catenella, quindi il foro, faccio una maglia e vado a lavorare le tre del modulo sottostante, quindi una, due e tre. Dove c'è la catenella faccio la maglia alta e di nuovo lavoro le tre maglie del modulo sottostante, quindi 1 due. Così è come si presenterà il lavoro, vedete, si presenterà in questo modo. Continuiamo così. Io eh, mi fermo qua, nel senso che per me già è giusto così. Quindi non andrò avanti con altri giri. Adesso arrivo qua in fondo, chiudo e faccio l'altra metà del mio cardigan nello stesso modo. Voi, se volete, potete fare. Avanti e indietro più volte per stringere la V o comunque allargare il davanti del vostro cardigan. Arrivati a questo punto, vedete, io per scelta mia ho semplicemente fatto due giri, un'andata e un ritorno per le rifiniture. Vedete che ho stretto il, il collo. Se voi andate avanti. Uh, ogni giro vi agganciate un po' più su e poi un po' più su e poi un po' più su e potete anche arrivare a stringere molto di più la schiena. Ora cosa faccio? Sono in fondo al mio cardigan, controllo se sono dal dritto o dal rovescio quindi mi giro sul dritto nel caso io fossi al rovescio ma qui dovrei già esserlo vediamo, controlliamo, ricordate sempre per sapere se siete al dritto o rovescio guardate il centro della piastrella vedete questo è il rovescio quindi io girata da questo lato sono già al dritto quindi cosa faccio se sono al dritto da questo lato? semplicemente allora faccio in questo modo rifaccio la mia maglia che ho appena disfatto quindi l'ultima maglia alta in questo modo faccio una catenella mi volto sul basso del lavoro perché ora vado a fare il perimetro tutto attorno al mio cardigan quindi cosa faccio una maglia bassa in eh, due maglie basse in questa maglia alta e una nella prossima Due, una maglia bassa, vedete. Nel uh, scusate, era uscita dall'inquadratura. Forse comunque, vado a fare una maglia bassa. Dove c'è la catenella, una maglia bassa su ogni maglia alta, una maglia bassa catenella, una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Quindi, come abbiamo riempito con le maglie alte i moduli granny, facciamo nello stesso modo. L'unica cosa ecco, ricordatevi quando girate di fare la catenella per girare l'angolo, se no, poi vi viene una cosa fatta male. Quindi fate tutto il perimetro, tutto attorno, quindi anche qua sul vostro collo quindi quando arrivate poi eh, qua sopra procedete sul collo scendete dall'altra parte fino a finire dal punto dove siete partiti quindi il nostro cardigan in quel momento sarà completamente finito ci mancherà solo da attaccare i bottoni e ci vediamo proprio lì ecco qui scusate balla la telecamera il mio surprise Finito, vedete tutto rifinito, guardate ve lo faccio vedere a pezzettini perché ovviamente è grande e non ci sta tutto nell'inquadratura, ovviamente va ancora bloccato quindi è un po' arricciato. Potete portarlo così, ma poi comunque nella presentazione vedremo tutti i modi in cui si può mettere il surprise. Ehm, I bottoncini potete attaccarli dove volete, non ho fatto fare asole perché il granny si presta bene. Per l'allacciatura all dei bottoni, in quanto ha già dei fori e quindi posizionate i bottoni eh, sul lato che rimane all'interno e poi vi basterà sovrapporre e far passare il bottoncino all'interno dei fori. Eh, non richiede eh, asole o quant'altro a meno che voi non vogliate mettere eh, delle piccole catenelle qua e, e farvi le asoline ecco, su un bordo, ma non lo ritengo assolutamente necessario. Benissimo, io eh, ho finito il mio evento, il Cardigan Surprise. Io spero vi sia piaciuto. Vi invito a venirmi a trovare sul gruppo Facebook creando e chiacchierando con Luci un bacione grande ciao ciao al prossimo video tutorial ciao